Ma ciao a tutti, gente, che si racconta oggi? Sapete cosa sono i viaggi nel tempo? Beh, sicuramente sono una cosa affascinante, ma oggi non parleremo di quelli, però parleremo di tempo. Di persone che sono rimaste ancorate a un'epoca passata. Nel senso che noi siamo andati avanti, ma loro, o perché sono in uno stato vegetativo, o per altri motivi, sono rimasti ad anni più vecchi. Un po' come quando giocate a nascondino e tocca a voi stare sotto, ma gli altri invece di nascondersi se ne vanno a casa per farvi uno scherzo. Mai capitato? Ah ok, ero l'unico allora. Insomma, a parte le mie storie tristi, seduraiatevi dopo esservi visti la mia pagina Instagram ufficiale e partiamo! Hiro Onoda. Sapete chi sono i soldati fantasma giapponesi? Sono quei soldati che anche dopo la guerra hanno continuato a pensare, di essere in guerra. Io a volte sono distratto, ma è dura dimenticare la fine della guerra. Infatti nessuno si è dimenticato di dirglielo, sono persone che semplicemente non volevano arrendersi fino alla fine. Nonostante il Giappone nel 1945 avesse annunciato la resa su ogni TV e stazione radio, alcuni soldati pensavano fossero comunicazioni false per ingannare il nemico. Uno dei più famosi su cui è stato addirittura fatto un film e scritto un libro è Hiro Onoda. Nato nel 1922, è stato arruolato e mandato su un'isola nel 1944, cioè l'isola di Lubang nelle Filippine. Fu inviato insieme a molti altri, ma nel 1945 ci fu un attacco devastante che uccise quasi tutti i soldati giapponesi. Rimasero in vita solo lui e altri tre commilitoni, Yuichi Akatsu, Shoichi Shimada e Kozuka Kinshichi. Akatsu si arrese nel 1949 e se ne tornò a casa in qualche modo. Gli altri tre rimasti invece hanno vissuto derubando le città sull'isola e nascondendosi nel bosco. Sapete perché? Perché pensavano fosse una farsa la resa del Giappone. Il paese però inviò anche degli aerei con delle foto di famiglie e parenti che li salutavano e chiedevano in qualche modo di tornare. Eppure nemmeno questo funzionò. La storia si è conclusa nel 1974, quando alla fine, dopo 4 giorni di ricerche nel bosco molto intense, ritrovarono Hiro che finalmente si convinse che la guerra era finita davvero. Sfortunatamente i suoi due colleghi rimasti erano morti in alcune sparatorie per rubare del cibo. Capite? Quest'uomo ha vissuto in un bosco per ben 30 anni, pensando di essere ancora in guerra. È stato fatto un film e anche un libro sulla sua incredibile vicenda, e alla fine è morto il 16 gennaio 2014. Quando era arrivato a Tokyo è stato nominato anche eroe di guerra. Nessuno voleva prenderlo in giro, erano tutti sorpresi dalla sua incredibile lealtà per il paese. Per concludere, si è scusato con l'isola di Lubang e tutti i suoi abitanti e ha donato ben $10,000 a una scuola elementare del posto. Ancora oggi, nonostante tutto, il Giappone lo considera uno degli uomini più importanti di quei tempi. Mehran Karimi Nasseri. Molti potrebbero pensare sia una leggenda, ma non lo è per niente. Una cosa del genere potrebbe accadere a chiunque, credo. Mehran Karimi Nasseri è nato in Iran, ha studiato in Inghilterra ed è tornato poi nel suo paese nel 1976, ma cui ha attirato l'attenzione delle autorità locali, perché si era unito a delle proteste contro la politica di quei tempi. Venne quindi espulso dal paese, o almeno è quello che diceva lui, perché secondo alcune indagini non è mai successa sta cosa. Comunque, da allora ha girato in tantissimi paesi europei per cercare rifugio politico, affermando in tutti di essere sempre stato espulso. Finché il 7 ottobre del 1981 la sua esistenza è ufficialmente riconosciuta dalle autorità belghe. Poteva così ottenere finalmente la cittadinanza in un paese, ma è un uomo molto selettivo e ha deciso alla fine di tentare con l'Inghilterra. Lì sembra sia nata sua madre. In teoria, secondo le sue affermazioni, lui sarebbe mezzo iraniano e mezzo inglese. Comunque qui la storia comincia a essere davvero, ma davvero interessante. L'uomo è stato derubato quando era appena sceso a Londra. Aveva perso tutti i suoi documenti, compreso il passaporto, e li aveva persi proprio nell'aeroporto di Londra. Quindi non gli avevano dato nemmeno il permesso di calpestare il suolo del paese, rispedendolo in Francia. A questo punto le autorità francesi lo avevano arrestato ma scarcerato subito dopo perché era entrato legalmente nel loro aeroporto dal Belgio. Ma non poteva uscire e visitare il paese o fare altro perché non aveva appunto i documenti. Ora però arriva la parte in cui l'uomo ha cominciato ad avere il suo declino mentale. L'avvocato per i diritti umani Christian Burgett aveva deciso nel 1922 di aiutarlo. Vuol dire che non avrebbe pagato un solo centesimo per trovare cittadinanza in Francia o addirittura in Belgio.
Questi due paesi citati alla fine si erano convinti a dargli la cittadinanza e tirarlo fuori dall'aeroporto, in cui ha cominciato a vivere dal 1988 dopo l'arresto. Insomma, dall'88 al 92 sono 4 anni e sopravvivere in una zona del genere non è facile e nemmeno bello, e se due paesi decidessero di concederti finalmente asilo, dopo che hai smarrito i documenti, cosa fai? Ovvio che accetti. Invece il nostro carissimo Mehran ha rifiutato. Prima di continuare questa storiella, che ora diventerà quasi una commedia, fermiamoci per la pausa quiz. L'ultima volta vi avevo chiesto come si chiamava il gioco di Kanye West preso in giro da South Park insieme al suo personaggio, ed era Only One. Stavolta alcuni hanno sbagliato rispondendo South Park, ma South Park è il nome della serie dove è stato preso in giro, quindi non c'entra niente. Ma grazie comunque a tutti per aver risposto, mi fa davvero piacere. Adesso vi pongo il prossimo quiz. Come si chiama l'uomo che nel video con questa copertina costruiva i suoi stessi veicoli volanti, che siano elicotteri o aerei? Scriverò un commento sotto cui potrete rispondere in modo che possa vedervi, e se siete passati per il canale di gaming, dove farò altre top incredibili ma sul mondo del gaming, continuiamo! Eravamo rimasti al nostro Mehran Karimi, che aveva rifiutato la cittadinanza in entrambi i paesi. E già così fa ridere, sapete perché? Prima di tutto voleva la cittadinanza nel Regno Unito e come seconda cosa, nell'aeroporto in cui stava vivendo ha cominciato a farsi chiamare Sir Alfred Mehran. Ha detto proprio a tutti che il suo vero nome era quello e se avesse accettato la cittadinanza sarebbe stato costretto a riprendere il suo vecchio nome e lui non voleva assolutamente. E continuava a mentire al suo avvocato che lo stava aiutando gratis, dicendo che non si chiamava Mehran Karimi Nasseri ma Sir Alfred Mehran. Assurdo. E giustamente questo avvocato, che lo ripeto ancora una volta, lavorava gratis, si era incazzato, ma proprio tanto, per questo suo comportamento, mollando il caso lì. Dopo avergli chiesto 100 volte di firmare i documenti per essere ammesso in uno dei due paesi. E a me viene da dire cosa? L'uomo quindi è rimasto congelato nel tempo fino al 2006, quando è stato trasportato d'urgenza in ospedale a causa di un'infezione. Finora il cibo gli era stato procurato da dipendenti del posto che gentilmente cercavano di tenerlo in vita con panini e altro. Ma sappiate che non sempre il cibo dell'aeroporto è tanto igienico, specialmente se è roba di rimanenza. A quel punto la sicurezza del posto ne ha approfittato per smantellare la sua postazione all'aeroporto e liberare quasi tutto. Nel 2007 è uscito dall'ospedale e portato in una casa di accoglienza dove tutt'oggi alloggia. E sembra che ancora continui a pensare di chiamarsi Sir Alfred e continui a chiedere la cittadinanza in Inghilterra. I parenti dicono non sia un malato mentale, ma che stia semplicemente vivendo la vita che aveva sognato. Cioè quasi morire di infezione in un aeroporto e ora dentro una casa di accoglienza sorvegliato 24 ore? Ok, se lo dicono loro. Alcuni pensano abbia perso i suoi documenti apposta per impedirgli di farlo rimpatriare in Belgio dall'Inghilterra, ma questo ha poca importanza, perché la sua storia si conclude in questo punto. Da essa è stato ispirato il film The Terminal, uscito nel 2004 con protagonista Tom Hanks, nei panni di un tizio che è stato costretto a vivere in un aeroporto per vari problemi. Insomma, vedetevelo e ricordatevi di tenere sempre i documenti sotto mano. Non vorrete mica far arrabbiare qualche avvocato per i diritti umani, eh? Con questo concludiamo, queste incredibili storie sono vere. Comunque, noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce e orario diverso.